ci sarà Marco Meboni, co-conduttore ovviamente della prima serata del festival. Noi abbiamo immaginato come presenterà, diciamo, sì, Meboni, come può presentare la riduzione. Come... Se questa è l'ultima canzone, poi la gara finirà. Speriamo. Sarò lì a dirti che sbadigli, sbadigli, e lo sai, ormai è finita la musica. Tanto lo so che tu già dormi, 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 dormi ormai. Sono le quattro passate. No, potrebbe resettare così, potrebbe resettare così. Senti, però non dimentichiamo gli altri del podio dello scorso anno. Ah, chi è arrivato secondo? Lazza. Lazza, no? Ragazzi, di aiutami a sparire come cenere. Bello, bello, bello. Lazza. Lazza è diventato fan, pensate, uno scoop di Iva Zanicchi. E quindi farà un album di cover di Iva Zanicchi. L'album si chiamerà? Lazzanicchi, proprio. e farà una versione particolare, sì, no? Com'è? Aiuta, prendi questa mano, zingara, e dimmi pure il destino, qual è il destino che avrò? Prendi questa mano, zingara, ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora, ma verrai via con me. E poi terzo posto, velocemente, Mr. Rain, quello di supereroi, no? Con i bambini dietro. Camminerò che a passo da te. Uno dei punti forti del terzo posto di Mr. Rain è stato il coro dei bambini, no? Sì, che erano seduti sulla scalinata dell'Ariston. Però questi bambini tutto volevano fare. Ecco, guarda, vediamo. Tutti volevano fare tranne che stare lì. Non volevano proprio assolutamente. I bambini cantavano in playback. Sì. Il testo originale, quello che cantavano, era questo. Ma questo chi è che canta con noi? Seduto al pianoforte, crede di essere Baglioni. Vogliamo cantare coi me contro te. Ma lui con sta canzone ormai ci ha fatto due milioni. Tutti appiccicati e vicini sulle scale all'Ariston. Supereroi, resistiamo io e te. Ancora due minuti e poi ce lo leviamo dalle scatole. Si scherza, si scherza, scherziamo, scherziamo.